Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Eastward. Dunque, l'ultima volta avevamo fatto tutta la torre con quei cavolo di enigmi col tempo che ho odiato e dobbiamo assolutamente arrivare fino a sopra. In teoria ci siamo arrivati. Riposate un attimo perché così ricarichiamo pure i cuori a sto punto. Sperando che non ci siano altri enigmi del genere, ma la vedo brutta. Perché a questi piace proprio allungar brodo, quindi secondo me non è finita qua. Metteranno altri enigmi del tempo. Comunque, vediamo. Perché avevamo pure fatto tutto da magnà. Ah, sì, quello che potevamo fare abbiamo fatto. A posto. Quindi gli ascensori erano rimasti attivi. Ok. Up. Angor. Dovrebbe essere qua, o ancora più su? Qua, ok. Che diceva che se superiamo questo pezzo, penso torna indietro. Vediamo. E che non sapevo che c'era ancora sta stronzata del tempo. Era scontato. Quindi devo andare lei e spara a sto cacchio. No, spara a quel cacchio là. Ci arriva. Non ho capito perché non ci arriva là. Deve fare così, ok. Ah, già stava qua. Non mi sembrava stava qua. Quindi prendi questo e lo fai andare qua. Quindi è lei che passa qua e pia questo. Che chiama questo? Posso andare sopra? Ah. Quindi quando passava lì lei si doveva arrampicare da là, va bene. Quindi chicca via sto coso, vai là, arrampicate qua. Piede questa. Via il tempo. Oddio, ma come si fa sopra? Non ho capito. Come facciamo a tornare da là? Ah, ok. Ho capito. Quindi via questo, spara questo. Chiccava da qua. Mettete insieme. Il tempo, giri qui. Questa spara qua. Passano da qua. Mo' male. Ok, per tornare indietro si è creato di là. Va bene. Mo' vediamo quanti ne mancano di sti cosi. Tre carote. Uno di questi diventerà un serpente. E che non lo so. Ah, c'ha proprio chiuso qui. Stavo a dire è lento, basta non fa cazzate. Niente. Però è forte di me. Se no, non c'è gusto. Allora, chicca, prova a rimanerci te qua, va? Allora, io passo di qua, che succede? Che poi sposto lei e alza questo. Che lui tira questo.
e lo mette qua. Aspetta. È che non lo so. Stardi. Ok, quindi chicca fai qua. Ok. Ciccia vieni. Ok. Poi ti fai questo. E sa Adamo di qua. Ok. Ah, qui c'era per salvare, per comprare. Quasi quasi. Comunque prenderei questi che possono far comodo. Cucinare quindi al momento niente. Salviamo qua. Salviamo le nostre memorie. Salviamo le nostre memorie. Quindi adesso dobbiamo farci... Evitate, faccio beccata sta crocco qua. E niente. La vera rottura di coglioni che se becca pure lei, tanto basta per crepare male, insomma. Quindi si è attivato quello. E qua ce ne stanno altri di questi. E levate. Ah, queste le palle. Attenzione che mi pia. Allora, dai, sta crocco qui. Oddio, qualcun altro? Ricche le palle. Che coglioni sta cosa che se pia lei mi pia comunque. Cioè io sto giocando con lui. Ah, sopporto proprio sta cosa. È normale che ci ha fatto salvare. Sì, vabbè, l'allero. E qualcun altro, no? Ma che è un party? Ma vediamo se riesco a piacere qua a crocco invece di piacere qua a fare. È scoppiato pure quello. Ottimo. Oh, un po' dei cuoricini. Una volta ogni tanto sto gioco ci premia. Quindi lui dovrà rimanere qui? Boh. Vediamo. Devo spostare entrambi? No, devo spostare lei adesso perché spara qua. Va bene. Adesso questo perché spara qua. Adesso lei che spara qua. Sto rincoglionì. Lui. Adesso lei. Adesso lui. Ora lei. Aiuto. Aiuto. Ecco cazzo. Adesso lui. E adesso lei. Lui. E niente. Ma Isabel, che era da sola, come ha fatto a fare sta cosa? Oddio questo. Oddio questo. Perché non ce va? Non ho capito perché non spara a questo.
Senti, già mi hai rotto abbastanza le palle. Vabbè, ma se via lei io ci posso far poco. Ah, si continua a muovere. Con lui che ci romperà ancora le palle. Fa capire. Stava arrivando? Dimmi di sì. Non possiamo più tornare indietro. Ok. Questa ricarica un minimo dei cuoricini. Oddio, ancora. Vogliono veramente faodia comunque quelli del suo gioco. E ci riescono alla grande. Il vero problema è questo, è lo scheletro del cacchio. L'odio profondo. Non m'ha preso, attenzione, ci credo. Ah, si continuano a creare? Ma non farò mai in tempo. Come si fa, scusate? Aia. Scidua. Mori. Oh, qua sta quanto liscio però, eh. È l'allero. E uno è fatto. Almeno così gli esplode addosso, famo prima. Egna. Veramente ottimo questo con la bomba. Ok. Oddio, so usare lei. Volevo liberarmi prima. E niente, lei è rimasta là perché è una cretina. Ecco, allora adesso gli spariamo. Vaffanculo. Oddio, pure questi. L'odio e l'astio. Qualcun altro? No, ma per capire. Ma stanno a piangere. Vabbè. Se può mettere sti tre insieme. Oddio. Ancora un'altra. Due.
Manco Rambo. Che cazzo. Sei proprio idiota però, ragazzi. È proprio stupida. Basta, pietà. Allora, quelli levati dalle palle. Molto preso in pieno. Taradada, taradada. Oh. Taradada. Buon segno. Teoria basta. Mo dopo tutta sta roba, se c'è un boss fatemi salvare però. Lì stanno a ritornare indietro nel tempo? No? Sembra andato avanti. Ah, abbiamo sbloccato il tempo. Abbiamo ammazzato tutti. Siamo assassini. È perché è passato così tanto tempo che sono morti tutti e la città ormai è abbandonata. Siamo così assassini? Cioè, abbiamo riportato l'ordine temporale, però. Cazzo. Siamo noi cattivi? Però sono vivi. E in buone condizioni prendetevene cura. L'Iron Carbine è l'orgoglio di e la gioia di William. Lo portiamo ovunque. Capisco. Questo razzo qui sopra è comunque interessante. Voi ragazzi lo avete installato lì sopra per fare in modo di riuscire a raccattare, insomma, arrivare sul Charon. Il Charon esiste? Il sogno nero. L'invidia della morte? Non sono solo dei rumors. Beh, spero non lo incontreremo mai. Comunque, siete pronti ad andarvene, ragazzi? Certo. Ma dobbiamo aspettare i nostri amici? Amici? Intendete John e Sam? Quei due hanno ancora qualcosa di importante da fare. Ma non possiamo lasciarli dietro? Non ti preoccupare, piccola testa appuntita. Seguite queste rotaie. E arriverete alla stazione, alla parte più alta della torre. Ah, sì, ho trovato questo nel motore. Una sorta di moneta? Deve essere vostra? La mia moneta fortunata! Che fortuna! Non pensavo di vederla ancora. Ora andate anche velocemente. Prima che il campo del tempo perda il suo completo effetto. E voi ragazzi? Noi dobbiamo andare da un'altra parte. Se insistete. Daniel, andiamo allora. Arrivo? Ci lasciate qui, maledetti.
Se ne sono andati. Eh sì. Immagino che sia il nostro segno, giusto? Segnale. Non ancora, madre non è ancora tornata. Ora è Sam. Sì, e sembra che lei se ne stia prendendo anche cura. Quel tipo, John, è un bravo ragazzo. Da dove veniamo? John, ragazzo mio, ci incontriamo di nuovo? Capitano Pam e la legione Rocket Knight. Voi ragazzi siete venuti? Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Abbiamo disattivato il campo del tempo. Lo sappiamo? Il tempo sta tornando alla normalità. E poi siamo tornati alla parte più bassa della torre. Quella che vedete ora è la vera Esther City, è la vera Torre Eterna. La vera Esther City. Quella che avete visto prima non è nient'altro che un'illusione. Dunque, aspetta, Isabel. È la parte più alta della vera Torre Eterna. No, io non ci voglio tornare. La tua amica, dici? Beh, non lo saprai finché non lo vedrai. Andiamo, andiamo, John. Andiamo alla parte più alta della torre. Oddio. Non andare così di corsa, ok? Facci dare un attimo una buona occhiata. Ha un buon aspetto? Non lo so. È diventata anche più alta? E sta mangiando anche bene. Sicuramente è meglio di quello che fa Thomas. Vabbè, stanno parlando sempre della roba da mangiare. Ne vuoi un po'? Va bene, una barzelletta, cazzate. Parlando di John, ragazzo mio. Dammi quella tua vecchia padella. Voglio dargli un'occhiata. È una buona padella. Beh, con quanto ci abbiamo combattuto è resistentissima. Riesce a tenere, insomma, ancora questa forma dopo tutto questo tempo. Prendila, John. Penso sia il nostro regalo finale. E potrà proteggere entrambi voi. Adesso è rettangolare, è diventata la padellona una. Fa più danni. Lei è veramente cresciuta? Lei ha. Va bene, basta con questa roba sentimentale. E voi due? Preparatevi insomma per la battaglia che avete davanti. Ma non vi preoccupate, siete abbastanza forti per farcela. John, prenditi cura di madre per noi, ok? Lei è nelle tue mani ora. E tu non perdere madre. No, è vero, Sam. Non perdere Sam. Però non chiede a loro perché. Infatti è passato il tempo, in teoria manco loro ci stanno, infatti. Voi ragazzi, grazie. Se dovrebbe dire, oddio, quindi abbiamo ucciso anche loro. Dovevo averli conosciuti prima? Perché non mi ricordo? E se non mi ricordo, perché mi sento così triste? È così, John, la battaglia finale, sì. Porteremo Alba e Isabel indietro? Sì, la battaglia finale! Sì, la gioia! Sì, però io dovrei anche dormire, cucinare, salvare. No, eh? Allora, c'è la macchinetta dove possiamo comprare. Compra questo a sto punto. La battaglia finale me devi far salvare.
Qui potevamo cucinare. Vabbè, ho comprato. Salva. Ottimo. E pronti allora per la battaglia finale? Me la ricordavo diversa. Come ci passo? Ok. Che bello, così mi ha curato tutti i cuori. Ok, è ancora attivo, meno male. Dimmi che posso andare più su. Ok. Ah, va direttamente lui, perfetto. Perché rifarla da capo, onestamente, non mi andava, eh. Così alto? Tu pensi che veramente Solomon sia nella parte più alta di questo affare? Qualcuno ha detto il mio nome? Oddio, com'è diventato? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Dopo tutti questi anni? Dopo tutti questi lunghi anni? Siete finalmente arrivati? Sei finalmente arrivata, madre? Tu sei Solomon? Mio, come è invecchiata! Non dirmi che ti sei dimenticata di me. Quando è stata la nostra ultima gloriosa riunione? Ah, eh sì, quando quel maledetto capitano, quel capitano pazzo, ti ha rapito davanti ai miei occhi. Come sta quel bastardo? Ah, a pensarci siete voi che avete rotto il campo del tempo, vero? Deve stare al suo fianco con tutti quei piccoli amici. Ah, vabbè, nel senso che comunque saranno crepati, immagino. Non parlare così di Capitano Pam in quel modo. È un bravo uomo. Bravo uomo, sì. E io allora cosa sono? Cattivo? Il cattivo che ha dato via alla speranza dell'umanità, che diciamo si è messo in mezzo col miasma. Il cattivo uomo che ha protetto questa città, questa Ester City dalla totale distruzione. Ma era tutto finto, questa città, tutto. Era solo un'illusione. Pazza. È quello che ti ha detto il tuo caro capitano? E tu credi a qualcuno che era se stesso un'illusione? Aspetta, voglio chiederti una cosa. Cos'è questa grande avventura nella quale ti sei messa? Chi è questa cara persona con la quale viaggi? Lui. Te lo dico io. Tutto questo, io, lui, tutti quanti. Siamo solo un'illusione. Ma come? Pure John è un'illusione? Come la corrente del mare. E in un qualsiasi momento puoi trovarti tra le onde, insomma. Ma un giorno sì, se solo potessimo andare verso la riva, potremmo crescere come delle radici forti che escono fuori dalla terra. Ma un giorno una onda gigante, insomma grande, ha distrutto tutto. E quindi iniziamo a cercare la nostra nuova terra dove poter fiorire. Ma tu sei differente. Tu puoi vivere per sempre. Non potrei mai capire questo flusso di questa mera illusione. Come
Comunque ho detto abbastanza. Dov'è l'altro? L'altro? Aspetta, intendi l'altra me? Lei è sparita? L'ho sconfitta? L'hai sconfitta? Tu l'hai sconfitta? Non puoi veramente credere che poi hai potuto sconfiggerla? Povera sciocca. Allora adesso mi metto a testarti questi grandi poteri che dici di avere. Aiuto. Vieni. E cerca di non buttarmi giù. Oh mamma. Oh mamma. E se perdo dobbiamo rifare tutte queste chiacchiere? Aiuto. Non ho le bombe. Aspetta. Non so che sto facendo. La bomba neanche ci va. Io non ho capito se dobbiamo rompere tutti questi. Come si ammazza sto tipo secondo voi? Forse con lei? Ok. Cazzato. Quindi la devo colpire. Lo devo colpire con lei. E con John devo eliminare sti cosi. Pare. Senza farmi beccare magari. Spostati. Ecco, faccio prima. Oddio, non lo sto a colpire. Colpito. Salve. Dai, 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 dai. Vai, John, distruggi. Allora, stancazza. Oh, aiuto. Sto circondato. Ah, questo è brutto. Ah, si è spostato. Mamma. L'ho colpito pelo pelo. Ah. Ah. John, leva di cazzo. Cadroia. Vabbè, però questa ragazzina è comunque un'idiota. Ma queste sono possibili? Non li posso rompere? A meno che ci pensa lei? Non lo so. Non ho capito. Dai una botta. Vai. Mena, John. Mena, padellate. Aspetta. Non mi posso curare? Forse perché sta fascinetta. Ok. L'ho preso. Spostati, John. Presa. Aspetta. Mettici la difesa.
Ci arrivo. Ci arrivo. Preso. Mena, 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 mena. Sì. Mo basta Solomon, basta. Un cuore in più. Così forte. Quindi l'altra. È come ti ho detto, l'ho già sconfitta. No, fermati. Fermati adesso, no. Ancora. La chiave di Solomon. L'abbiamo sconfitto? Dice boh. John, ci siamo, ce l'abbiamo fatta? Fatemi salvare, vi prego. Non mi fate salvare, maledetti. John, tu non sei un'illusione, vero? John è John, giusto? Masterchef John, Combat Master John, Top Digger John. Vabbè, quello che sa fa tutto John. Laboratorio assistente, action movie star. Tu sei solo John? Lasciamo i trucchetti di Solomon da parte per un secondo. Andiamo, Alva e Isabel ci stanno aspettando. Non mi fanno salvare perché... Oddio. Quanto siamo piccolini. Dov'è quella? Niente, se siamo persi lei, vabbè. Ci raggiungerà. Questo è il Charon, no? Estremamente freddo qui sopra. Sei sicuro non hai bisogno della mia giacca? Sto bene. Il mio corpo ha recuperato, penso. Però non esagerare. Quell'operazione è stata pesante. Lo so, farò attenzione. William? Sì, Daniel. Torniamo a New Dam City? All'inizio sì, volevo prendere Misu Stayama. E dopo quello? Che ne pensi di Potrock Isle? Come ti suona? Davvero? Vuoi andare a Potrock Isle? Quello che voglio o no non importa, penso che il mio tempo abbia raggiunto il limite. Forse abbiamo il tempo per una piccola visita. Finalmente potrò incontrare il mio piccolo fratellino? No, aspetta, forse è mio fratellone. Daniel. William. Eccoci qua. Dov'è il Charon? Dove sono Alva e Isabel? Hai sentito? L'hai sentito? Sentire cosa, milady? Ho paura che questo... Stiamo popolando questa platform? Questa piattaforma qui? Boh. L'ho sentito!
C'è qualcosa che sta arrivando da questa parte? Ancora? No! Ma povero! Oddio, che faccia William! Povero Daniel. Sta incazzata. Non l'ho fatto neanche in tempo. Arriva il Charon. Che non ha le ruote, ha le zampe. Sembra. L'ha distrutto, si è un po' incazzata. Beh, ha rotto comunque. Sì, sembra c'ha le zampe. Silenzio. Si è incazzata Sam. Salita sul Charon. Daniel! È salita solo lei, quindi loro sono rimasti qui. Deve esserci qualcosa che non va nella programmazione. L'aggiusterò in poco tempo. Sì. Ci deve essere un modo per aggiustarlo. Non dovevo farti avere quell'operazione. Quell'attacco. Sicuramente avrebbe potuto pararlo, insomma, senza aver fatto l'operazione. Non avremmo mai dovuto venire qui. Andiamo sull'Iron Carbine. John, ho fatto tante decisioni sbagliate nel passato, ho tanti rimpianti. Ma tu hai ancora una chance per aggiustare le cose? Puoi far tornare indietro Sam? Prendi questa moneta. Questa moneta è stata un premio per la mia prima avventura. L'ho data a Daniel dopo che è nato. E non so come è finita nelle mani di Sam. Credo sia il fato. Potrebbe essere di aiuto. Beh, allora non rimanere lì, sbrigati. Abbiamo ottenuto la moneta fortunata. Quindi noi stiamo andando con questo e l'altro come se ne torna a casa? Allora, il Charon parte dalla piattaforma. Questa volta John non esita. È salito sull'Iron Carbine. Ha, insomma, il suo passato difficile, gli amici che ha perso, il miasma.
non gli erano mai passati nella mente, ma adesso aveva un obiettivo: salvare Sam. Sam era stata rapita e doveva portarla indietro. Più veloce, John. Più veloce. Capitolo 8, madre. Beh, ormai penso che stavolta veramente alla fine. Salvi, ovvio. End of the Endless. Quindi a quanto pare noi siamo tutte illusioni, tranne madre. E quando passa il Charon, il campo di... di questo... come si chiama? Questo campo proprio del tempo si rovina, si elimina, e quindi passa il tempo e praticamente spariscono tutti. Quindi Solomon ha creato questa sorta di campo nel tempo per far rimanere tutti in vita, anche se in un'illusione. Però quando passa il Charon finisce l'illusione, insomma. Trasporta. Lo salve. Azione, non mi aspettavo così cafone. Ok. E anche tutto estremamente silenzioso. Che poi la vera domanda è perché Alva è venuta qui. Niente. Ci metto più così, ma so. Mazza che palle, eh? È troppo lento stomo. Dai, cazzo. Mamma mia, pelo pelo. Ok. Accendi. Ok. Attiva qua. Siamo scesi. Oh. Allora, aspetta. Sbrigati, John, ma do la lentezza. No. 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 È impossibile. Come ci arrivo? Al di fuori che ho finito. Niente. L'ho preso? Beh, però so io, raga.
Oh, ma che davvero? Da lì per forza. Cazzo. Non ho capito perché non lo vio. Dai. Cade da una padellata. È impossibile. Ah, la bomba. Vedi che so cretina. So proprio stupida. Ma proprio tanto. Veramente troppo. Oh. Questa è veramente una bastardata. Andate a fanculo. Mi avete rotto le scatole tutti. Fatemi salva Sam. Tolto. Cavolo. È in pieno. Troppo veloce. John è di un lento impressionante. Sonic Punk è pronto, meno male, nel momento proprio giusto. Oddio, sei incazzatissimo. Non riesco più a prenderlo. Aspetta che ho finito. Tempismo perfetto, Sonic Punk. Aspetta, di là se va così. Va attivato questo. Però qui che vuol dire? Salvare. Posso cucinare, ma non mi fa salvare.
E la porca e la vacca. Ok, latte e carote? Che c'è fuori? E niente, sempre due. Va bene. Ma davvero non mi fai salvare? Sei proprio sicuro di questa cosa? Mi dai una stanza dove cucinare, ma non mi fai salvare. Non mi gusta questa cosa. Questi sono belli rompipalle. Ci arrivo. Ma se lasciamo perdere? Mamma mia. Lo so. Aspetta che sto a morire. Lo vedo. Ah, mi pia. Ah. Mi sono incastrata alla fine, vaffanculo. Non l'ho visto quella fase. Ormai c'è tipo lo scudo. Un po' di cuoricini, ottimo. Dimmi che mi fai salvare, ti prego. Questo gioco decide proprio che non gli piace farmi salvare, ma almeno mi ha ricaricato. Non mi capi chi c'è? Bestie. Spariamogli. Ok, uno a meno. Ok, basta sparare. Ok, oh, ma che dai è questo? Mi sa che ne abbia. Fa male, no? Quindi quando fa così è imprendibile, neanche la bomba. Abbiamo fatto prima così. Prego, fammi salvare.
Se saliamo. Sonic Bank è pronto, ok. E quello? Benvenuta al museo del Charon. Le armi non si possono portare in questa esibizione? No. Hai una anormale quantità di armi con te. Che cos'è questo? Una padella? Questa la puoi portare? Calla. Goditi la visita. Fammi salvare. Fammi salvare. Oh, che bello. Va bene ragazzi, per oggi ci fermiamo qui e niente, ormai ci siamo. Quindi voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!